Parlando di Olindo Guerini vissuto nell'Ottocento, morto nel 1916, quindi nel periodo in cui i nostri balli tipici popolari erano i cosiddetti balli staccati, poi è venuto dopo, no? Con l'avvento dell'liscio è venuto la moda del ballo unito, ma a quei tempi si andava ancora con i balli staccati, la galoppa, il triscon, il santarelle, la furlene, lo chien, ecco, tutti questi brani qua, questi pezzi qua. Fanne un altro, Giuseppe, dai, questo tipo. Come al solito, perché sono reduce da un weekend particolarmente impegnativo, in quanto venerdì sera alla Casa delle Aie. Ieri mattina ho chiamato i soci dell'associazione castiglionese Umberto Foschi a visitare la Rocca delle Camminate, ieri pomeriggio Predappio, ieri sera ero Borgo Sisa, oggi pomeriggio il Museo del Risorgimento, poi dopo abbiamo fatto un altro concerto, quindi
l'ho consumata, però un po' è rimasta e cercherò di farmi sentire. Olindo Guerrini, straordinario, grande personaggio romagnolo, nato a Forlì nel 1845, e nei suoi ricordi scrive: sono nato, parentesi ahimè, chiusa parentesi, a Forlì. In quella ahimè, io non vedo un moto di delusione, perché in realtà la città di Forlì è stata la città di sua madre. Il padre, farmacista di Sant'Alberto di Ravenna, sposò una Giulianini. Giulianini era una nota famiglia possidente di Villa Rovere. Chi è pratico di Forlì e delle zone di Forlì, quando si percorre la via Firenze per andare a Terra del Sole, a Castrocaro, poco prima del centro abitato di Villa Rovere, poco prima del lampeggiante, sulla destra c'è una grandissima villa, quella era la villa dei Giulianini, erano dei possidenti terrieri. Quindi quando il padre sposa una Giulianini e rimane in stato interessante, il bimbo deve nascere, non lo fa nascere a Sant'Alberto, dove già a Forlì il livello di mortalità infantile era elevatissimo in quegli anni, a metà dell'Ottocento, ma a Sant'Alberto il livello di mortalità infantile era praticamente oltre il 50%, una terra che si caratterizzava per la malaria, perché siamo in una zona in piena zona paludosa. E quindi questo ahimè forse è da pensare come anche un tributo alla città di Forlì. Ma la mia vera patria giunge a Sant'Alberto, 15 km a nord di Ravenna, dove i miei avi hanno sempre vissuto, e a Forlì dove è nato. È nato non nella casa dei Giulianini, la villa di Villa Rovere, ma in pieno centro storico, di fronte alla chiesa di Ravaldino, di Sant'Antonio Abate, al numero attuale 116, che è la casa dove è stato ucciso il senatore Roberto Ruffilli il 18 aprile 1988, quindi sono già passati praticamente, adesso saranno 31 anni. Ecco, in quell'edificio, dove ci sono due lapidi che ricordano quell'evento delittuoso, quell'assassinio, manca una terza lapide che prima o poi farò apporre, dove si indica che lì è nato Olindo Guerrini. Fra l'altro, quando è stato restaurato qualche anno fa l'intero complesso, l'intero edificio, mi chiamò l'architetto Roberto Gherardi, progettista dell'intervento, e mi disse: Zelli, ho scoperto una cosa straordinaria. Dimmi che cosa hai scoperto. Dice: su una trave di una stanza c'è scritto la parola Olindo. Allora io ho pensato, è una mia tesi, quindi non suffragata da niente, che potesse essere quella la stanza dove la mamma di Olindo Guerrini ha partorito, e probabilmente vedendo questo nome scritto su questa trave abbia dato al figlio lo stesso nome, probabilmente scritto da un muratore o da qualcuno che ha realizzato quell'ambiente. Poi qualcuno mi ha detto: ma dice, ma guarda che era un tempo tradizione scrivere sulle travi delle stanze dove la partoriente partoriva il nome del nascituro. Francamente è una storia che non ho mai saputo raccontare, non mi risulta che ci sia stata una tradizione di questo genere in giro per la Romagna. Mi piace pensare però che quella sia la stanza dove lui è stato, dove lui è nato. Quindi siamo in Corso Diaz, al numero attuale Corso Diaz numero 116. Ebbe come baglia, lo ricorda lui stesso, una lavandaia che, come ebbe a scrivere, lo svezzò con le cipolle, cioè lo allattò. Ma siccome erano come tutte le baglie di famiglia molto povera, e sapete, le famiglie molto povere un tempo per riuscire a mettere qualcosa nello stomaco facevano molto uso di cipolla, insomma, no? Che per chi li può mangiare è anche una cosa gustosa. E gli ha dedicato anche alcuni versi: sit bendetta pora bugadira, che per tri scudi meste me della tetta, per tre scudi al mese, una cifra veramente di poco conto. Ecco, il giovane l'adolescente Olindo Guerrini viene poi
va poi ad abitare a Sant'Alberto. Allora da Sant'Alberto a Ravenna o da Ravenna a Sant'Alberto si andava in barca per un canale attraverso le paludi, perché l'attuale strada del bosco, quella che attraversa il bosco, era impraticabile ai veicoli, non essendo che una striscia di sabbia, quindi era polverosa d'estate e d'inverno era praticamente una striscia di terreno di fanghiglia, dove era impossibile andare con dei mezzi. Il padre di Olindo Guerrini, Angelo, infatti, in quell'epoca, in quegli anni, insistette moltissimo, in modo costante, perché fosse sistemato in modo decente, in modo da unire la frazione di Sant'Alberto con la città di Ravenna. Ebbene, ci sono sia il padre che poi successivamente il figlio Olindo parteciperanno a molti avvenimenti di carattere storico, moti rivoluzionari, manifestazioni di ogni genere, e furono anche amministratori della zona del Ravennate. Tant'è vero che su richiesta del padre nel 1848-1849 furono designati a Sant'Alberto due maestri che venivano pagati dal comune. Io provo a immaginare la figura di questi due insegnanti nel 1848-1849 che vanno in esilio perché sono costretti a raggiungere un posto in barca, e poi per tornare verso Ravenna deve esserci qualcuno che conosce i luoghi dove far transitare la barca, perché altrimenti si fanno mica caso. E in questo caso però sono figure molto importanti, perché è da uno di questi maestri che Olindo apprende i primi rudimenti di grammatica e di geografia. Poi viene inviato nel collegio municipale di Ravenna, da cui fu espulso nel 1859, e questo ci dà già l'idea di che soggetto fosse quando appunto a 15 anni fu espulso dal collegio municipale di Ravenna, perché dopo la vittoria di Magenta, siamo in pieno moti rivoluzionari, in tutta l'Italia settentrionale centrale scoppiarono dei tumulti per cacciare i vecchi governi. Olindo Guerrini, 14enne, capeggiò in collegio una rivolta a base di colpi di scopo contro gli educatori. Così il padre, beh, ognuno usa le armi che ha, lui ragazzino non poteva avere, altro, no? E tant'è vero che il padre lo prese e lo inviò presso il Collegio Nazionale di Torino, quindi anche in un luogo distantissimo da casa, dove rimase dal 1860-64 fino alla fine del secondo anno di liceo. E fu dal collegio di Torino che ebbe modo di scrivere al cognato diverse lettere, dove diceva che non poteva lodare l'aria della capitale, perché allora Torino era la capitale d'Italia, no? Che il diavolo se la porti via, perché sto molto meglio a Sant'Alberto. Quindi voleva dire che anche questa lontananza era vissuta decisamente male. Però durante quegli anni affinò e perfezionò un po' i suoi studi e soprattutto il suo modo di scrivere poesia, che aveva già iniziato a comporre a Ravenna in età scolastica alcuni versi. Fu in quegli anni una poesia che si nutrì proprio di nostalgia per Sant'Alberto, per il suo paese, ricordando gli umili popolani di quelle valli. Allora, facciamo un attimo una sosta per dire che nonostante fosse un luogo isolato, nonostante fosse un luogo impraticabile, dove la mortalità infantile era elevatissima, dove la miseria, come diciamo noi romani, si tagliava a fette, insomma, no? Cunecurter. Però quelle zone, dobbiamo sempre ricordare che nel 1849, quando Giuseppe Garibaldi fu costretto ad approdare, più o meno poco distanti in quello che oggi è Porto Garibaldi, scattò la solidarietà dei patrioti del Basso Ferrarese, del Basso e del Ravennate per salvare Giuseppe Garibaldi e per salvare il maggiore Leggero e gli altri garibaldini costretti ad approdare nella zona dell'attuale Porto Garibaldi. Perché approdarono in quella zona? La storia è nota.
Voi sapete che nel 1849 si tenne a Roma un'esperienza straordinaria. In sostituzione del Papa che era fuggito a Gaeta, i territori sotto il dominio pontificio, la Romagna che comprendeva anche Bologna, le Marche, eccetera, tennero, le popolazioni tennero una consultazione elettorale a suffragio universale, riservato solo agli uomini, perché il suffragio universale delle donne arriverà solo nel 1948, esattamente 100 anni dopo, però i rappresentanti eletti a suffragio universale delle zone occupate dallo Stato Pontificio, facevano riferimento allo Stato Pontificio, sì, questi rappresentanti furono convocati a Roma nell'Assemblea Costituente della Repubblica Romana, che diede vita a una Costituzione che è stata la base 100 anni dopo per redigere quella che attualmente è vigente nel nostro paese, la Costituzione della nostra Repubblica. E chi avevano come capi di questa Repubblica Romana? C'è stato il forlivese Aurelio Saffi, triumviro, nonché con la delega al ministro degli interni, e poi un giovanissimo avvocato forlivese, Giovitta Lazzarini, al quale fu affidato il compito di presiedere il Ministero di Grazia e Giustizia. Bene. Nel momento in cui questa esperienza straordinaria, che vede il coinvolgimento di tantissimi romagnoli, no, viene soppressa dall'esercito borbonico, dall'esercito francese, da quello austriaco, i garibaldini, che erano a difesa della Repubblica Romana, sono costretti a scappare. La storia è lunga ma è abbastanza nota: arrivano a San Marino, poi arrivano a Cesenatico, l'ultimo gruppo si imbarcano su alcuni bregozzi, partono alla volta di Venezia, perché Venezia sta ancora resistendo all'esercito austriaco, vengono intercettati dalla marina militare austriaca e sono costretti ad approdare. Alcuni di questi garibaldini, fra i quali il parroco prete Ugo Bassi, il patriota Ciceruacchio, i suoi figli adolescenti, 12 anni e 14 anni, vengono passati per le armi, vengono fucilati immediatamente. Anita Garibaldi, che era arrivata a Roma in stato interessante di 7 mesi, che vuole seguire comunque il suo uomo, muore alla fattoria Guiccioli, e da quel momento in poi scatta un meccanismo che si chiama trafila garibaldina, che consente a Garibaldi, al capitano Leggero, di superare il confine fra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana, che correva poco oltre la frazione di Ladino di Forlì, fra Ladino e Terra del Sole. E in questo caso da notare che i patrioti forlivesi furono coadiuvati, anzi il compito di trasferire i due fuggiaschi oltre il confine fu dato direttamente a 3 contrabbandieri dell'epoca, fra l'altro questo Carlo Maltoni, detto Gnarato, considerato il miglior contrabbandiere forlivese, perché conosceva le zone a menadito. E perché li facevano fuggire? Per sottrarli dalla cattura dell'esercito austriaco, che li avrebbero entrambi fucilati, anche perché nell'ambito dello Stato Pontificio vigeva la pena di morte, mentre nel Granducato di Toscana era già stata soppressa, era già stata eliminata, per cui di là si poteva essere comunque arrestati, condannati, scontare anche lunghe pene detentive, ma da quest'altra parte, se si era condannati, quasi sicuramente si passava alla fucilazione direttamente. Quelle valli si resero protagoniste di questa trafila, e il nostro Lindo Guerrini ricorda che 10 anni dopo vide passare la carrozza di Giuseppe Garibaldi, che era ritornato in Romagna e in particolare nella zona di Sant'Alberto della fattoria Guiccioli, per recuperare il corpo, i resti mortali della moglie Anita da portare con sé. E lui dice che videro passare la carrozza dove era Garibaldi e poi tutti di corsa, noi ragazzini dietro alla carrozza, mentre Garibaldi salutava con le mani e rideva di gusto. Quindi aveva passare Garibaldi in quel frangente 10 anni dopo. Ma ritorniamo a Torino per concludere poi questa presentazione,
dove il nostro Lindo Guerini ottiene a stento, è un suo termine, una sua indicazione, cioè fa fatica a prendere la licenza media e si iscrive a giurisprudenza all'Università di Bologna, città dove trascorre quasi tutto il resto della vita, convincendo i genitori a seguirlo, mentre la sorella Luigia aveva già da tempo sposato Domenico Nigrisoli, della famiglia Nigrisoli, una famiglia importantissima di Bologna, dove ci sono stati medici, scienziati, nonché famiglia protagonista di una vicenda delittuosa negli anni dell'immediato dopoguerra, insomma, di cui si è parlato a lungo sui giornali. Olindo Guerini interruppe gli studi nel 1866 quando dovette fare il servizio militare nella Guardia Nazionale presso il Battaglione Nobile di Forlì, ottenendo il grado di sergente. Si laureò ed entrò in un studio di avvocati, ma riconobbe subito, con grande sincerità, come era solito fare, che la vita da avvocato non faceva per lui, la pratica forense non era proprio adatta alla sua indole. Quindi che cosa fece? Partecipò in quegli anni attivamente alle lotte politiche, venne eletto consigliere comunale di Ravenna, siamo nel 1870, viene rieletto nel 72, nel 79, nel 1883, assessore nel 1873-1874 e durante questi periodi di assessorato istituì a Sant'Alberto la biblioteca popolare che esiste ancora oggi e istituì nel Ravennate la sezione dei pompieri. Poi fu assunto dalla Biblioteca Universitaria di Bologna dove divenne il direttore generale, il direttore della biblioteca dell'università più prestigiosa del mondo, nonostante i suoi studi non fossero stati da 30 lode, da 110 lode insomma. Nel 1889 fu eletto membro del Consiglio Provinciale Scolastico di Bologna, nel 91 diede le dimissioni e si ritirò dalla vita lavorativa e dalla vita politica. Da ricordare che i suoi scritti sono stati numerosissimi, stasera ne daremo una dimostrazione leggendo poesie tratte dai Vjaze eccetera eccetera. E naturalmente era un anticlericale con la A maiuscola. Quando essere anticlericale in Romagna voleva dire avere in odio, uso questo termine perché è così, la Chiesa e i preti, in odio. Cioè quando il Partito Repubblicano Romagnolo si fonde in Romagna, e siamo dopo il 1870-1880, e nel 1889 conquista la città di Forlì con le prime elezioni eleggendo il primo sindaco repubblicano, per iscriversi al Partito Repubblicano bisogna giurare che non si va in chiesa, che non ci si manda la moglie e men che meno si battezzano i figli in chiesa. E quando nel 1889 il primo consiglio comunale si riunisce, che avendo dato la vittoria a un candidato sindaco repubblicano, vuol dire che la maggioranza è composta da repubblicani e dai socialisti, non come li abbiamo conosciuti noi negli anni del dopoguerra, socialisti del periodo dell'Ottocento, insomma ancora più radicali di quelli insomma che poi a Forlì vedranno come direttore del loro giornale della lotta di classe Benito Mussolini, per intenderci, cioè incendiari, non so il vero senso del termine. Bene, questi nel primo consiglio comunale viene presentata una mozione da un socialista e da un repubblicano dove si chiede che venga demolita la colonna e la statua della Madonna del Fuoco che è in piazza Safi, non tanto come simbolo religioso, ma perché rappresenta lo stato pontificio che per oltre 300 anni ha governato queste zone, no? E ha esercitato il potere prima con i soldati svizzeri e poi con i soldati austriaci, che erano stati qualche decennio prima protagonisti della fucilazione di quattro patrioti nel 1852 sul muro di cinta delle carceri di Forlì. Quindi si aveva in odio questa realtà, non tanto dal punto di vista religioso, ma per quello che rappresentava dal punto di vista del potere. E quando la statua della Madonna del Fuoco è stata effettivamente spostata nel 1909 in seguito a una manifestazione qualche anno che
il monumento aveva avuto a cappeggiare la manifestazione in seguito all'uccisione in Spagna dell'anarchico Francisco Ferrer, c'erano in prima fila Benito Mussolini e dall'altra parte un signore che si chiamava Aldo Vittori, detto Zappo Vittori, che nel suo biglietto da visita non aveva messo che faceva l'odontotecnico come in realtà faceva, ma aveva messo lo sbranatore del clero. Sì, noi sorridiamo, ma denota una realtà, insomma, no? E dopo questi danneggiamenti, la statua della Madonna del Fuoco, il sindaco Bellini prese al volo il pretesto di qualche danno per toglierla dalla piazza e fu ricollocata nel 1928 dove si trova attualmente. Bene, sapete chi era il presidente del comitato d'onore per la ricollocazione della statua della Madonna del Fuoco a Forlì? Benito Mussolini, perché nel frattempo era diventato presidente del Consiglio dei Ministri. E sapete che cosa ha fatto Aldo Vittori a Zappo Vittori? In un'occasione in cui Mussolini è venuto a Forlì, si è uscito di casa al mattino presto, vestito di tutto punto, in forma sgargiante, dicono le cronache, anzi Indro Montanelli ha scritto un articolo memorabile di diverse pagine su questo episodio, probabilmente ha indossato una giacca rossa o fucsia, comunque si vedeva bene, e ha portato con sé uno sgabello e poi si è posizionato nell'angolo degli attuali edifici dei palazzi statali, che allora non c'erano perché furono realizzate nel 1933-35, perché dal di lì doveva passare il corteo presidenziale, si è collocato sullo sgabello per essere visto molto bene e quando il corteo presidenziale passò nei pressi urlò: «Uè Benito, hai avuto il gabello neanche me?» Perché? Oh, attenzione, dare del morto a Gabbani in Romagna in quegli anni e soprattutto prima si finiva coltellate o cazzottate, era un'offesa che non ce n'era un pari, si poteva dire di tutto ma non del volto a Gabbana, cioè di cambio di casacca dal punto di vista politico. Perché? Perché lui, già anziano, aveva conosciuto una pia donna e questa donna l'aveva convinto a sposarla e naturalmente lo sposalizio si dovette tenere in chiesa alle 5 del mattino come si faceva in quegli anni. I due sposi e i due testimoni, no, che naturalmente non poterono tenere nascosto il tutto perché fuori dalla porta, terminata la brevissima cerimonia, c'erano gli amici ad aspettarli per prendere per i fondelli il nostro Aldo Vittori, lo sbranatore del clero. Però di questo mi sono dilungato troppo, chiedo scusa a Radames, ma era per farvi capire anche il periodo, i tempi e per far capire l'anticlericalismo di Olindo Guerrini. Grazie Zelli, sei bravissimo. Sei un'enciclopedia. Sei un'enciclopedia. Sai tutto, ma tutto di Forlì poi in modo particolare. Allora vediamo un po' adesso quelle che sono i sonetti romagnoli di Olindo Guerrini. Siccome stasera ve ne vogliamo leggere qualcuno, prima di cominciare volevo raccontare che i sonetti di Olindo Guerrini furono scritti in un arco di tempo molto lungo, circa 40 anni, dal 1876 al 1916, anno della sua morte. Agli amici che insistentemente lo spronavano alla pubblicazione dei suoi sonetti, il Guerrini rispondeva: «No, ma va là, vuoi stamparà pure mi fiol quel che sono morto». E nel 1920, 4 anni dopo, il figlio Guido, esaudendo il volere del padre, pubblica appunto i sonetti romagnoli a cura di Feltrinelli Editore. Allora, dei sonetti romagnoli ce ne sono... Zanichelli Editore. Dei sonetti romagnoli ce ne sono di... credo 50 edizioni, 50-60 edizioni, io ne ho
un'edizione del 1974, quella lì credo sia degli anni 60 addirittura. Ecco, ce ne sono di tantissime edizioni. Costava 1000 lire. Che costava 1000 lire, allora l'ancora più vecchio. Una decina di questi sonetti furono scritti dal 76 al 79, pubblicati su un giornale vivacissimo e di satira politica, si chiamava Il Lupo, che era stato fondato appunto da Olindo Guerini, che si stampava in quegli anni a Ravenna, il cui motto era scritto nel frontespizio, c'era scritto: esce quando gli pare e dice ciò che gli piace. Questo era proprio un programma molto molto spregiudicato. Altri sonetti, circa una ventina, furono pubblicati dall'80 all'82, pubblicati su un altro almanacco che si chiamava L'Asino. Anche questo si stampava a Ravenna a cura dei fratelli Davi. I restanti furono scritti saltuariamente dall'82 al 1916, anno della sua morte. L'ultimo, con versi malinconici che mettono in evidenza la sua consapevolezza di essere arrivato al capolineo, Capolinea dice: ma no, Burdel, se non vuoi mettermi in gara, l'eca sauvage bacoc e senza denti. Donc, adesso lasciamo ridere un momento in te chi impiola agli est la bar, che questo le lutto un mio divertimento. Prendeva sempre le cose molto molto alla leggera. Ecco, questo fu scritto dal Guerini proprio quasi alla vigilia della sua morte. E tutti i sonetti scritti dall'82 in poi erano inediti. Buona parte erano ordinatamente conservati in una cartella sul cui frontespizio era scritto per Guido, quasi a sperare che il figlio avrebbe prima o poi pubblicato la raccolta. E appunto, come vi ho detto, avvenne nel 1920 con la prefazione di Aldo Spallicci, quindi un altro grande di quel periodo. Ma la maggior parte erano presso l'avvocato Paolo Poletti di Ravenna. Chi era Paolo Poletti? Paolo Poletti era il nipote di Olindo Guerini, al quale li aveva indirizzati man mano che erano stati composti. Il Guerini, come aveva detto Gabriele, viveva lontano dalla Romagna, viveva a Bologna ed era direttore della biblioteca universitaria, ma seguiva costantemente e con grande passione le vicende della sua città, Ravenna. E informato dal Poletti in occasione di avvenimenti importanti, ma anche di piccola cronaca quotidiana, e Guerini rispondeva subito al nipote, magari scrivendo uno o più sonetti sul retro della lettera che gli aveva portato la notizia. E così sono nati una gran parte, e forse la maggioranza, dei sonetti romagnoli. Basta, non mi dilungo oltre. Io adesso a questo punto dico buon ascolto a tutti voi e vogliamo sentire i primi 4 sonetti che sono in programma, 2 letti da Daniela Bevilacqua e 2 letti da Sauro Mambelli, che invito a venire qua. Anche il titolo, sì, va bene, leggili tutti e due uno dietro l'altro.